La gestione del progetto case e soprattutto delle utenze continua a far discutere gli aquilani. Non solo chi ci vive ancora, ma anche chi è tornato a casa e continua a ricevere bollette vecchie da pagare. Il 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno 2019, molti residenti hanno trovato a casa le bollette della Tari, quelle del 2014. Altri dicono di aver ricevuto quelle del 2017, mandate le prime, secondo gli utenti abbastanza arrabbiati, per non far scadere il termine dei 5 anni, oltre il quale non sarebbero più tenuti a pagarle. Il Comune ha la facoltà di mandare la Tari entro 5 anni e fa fede la data di quando loro consegnano alle poste tutto il plico che poi Poste Italiane spedisce ai cittadini. Ma a parte questo, i cittadini chiedono maggiore regolarità nell'invio delle utenze per non ritrovarsi soldi da dover cacciare tutti insieme accumulati e in debito. La questione del riscaldamento, poi del pagamento, è un'altra nota dolente. Continuano ad arrivare le bollette anche chi ha lasciato gli appartamenti da tempo e la questione ancora non viene chiarita totalmente. Alcuni cittadini poi si lamentano pure per le spese di condominio. Alcuni pagano quasi 500 euro l'anno senza avere però il benché minimo servizio. Parlano di sporcizia ovunque, di lampadine mai sostituite, di cassonetti in cui si ritira troppo poco e tanto altro ancora. I servizi, insomma, non funzionano a fronte di spese che vengono regolarmente pagate. La gestione, dunque, per gli utenti è iniziata male e prosegue peggio. E non si tratta di non voler pagare, spiegano gli utenti. Non si vuole pagare per chi non paga e soprattutto si vuole una certa regolarità, perché le famiglie hanno il diritto di organizzarsi nei pagamenti, soprattutto chi è tornato a casa e dunque paga la doppia bolletta, visto che continuano ad arrivare quelle vecchie del progetto case.